Patrizio Prata, doppiatore, adattatore e direttore del doppiaggio. Per i tanti visitatori del nostro sito, non possiamo non cominciare questa intervista parlando dei suoi inizi. Qual era il panorama degli attori, doppiatori attivi nel doppiaggio milanese quando lei ha cominciato? Io ho iniziato ormai parecchio tempo fa e devo dire che già il doppiaggio a Milano stava lavorando tanto, soprattutto nel tipo di prodotto che Milano allora lavorava, che erano i cartoni animati giapponesi, erano le serie cartoni anche magari non giapponesi, comunque c'era molto lavoro per il doppiaggio televisivo e c'era già una schiera ben nutrita di doppiatori. Mi viene in mente Claudio Moneta, Emanuela Pacotto, Diego Sabre, ma poi erano tantissimi, adesso non voglio fare dei nomi perché poi ne dimentico sicuramente degli altri, però effettivamente era un parterre già ben nutrito. Io sono arrivato, diciamo, nel posto giusto, io mi ritengo anche abbastanza fortunato, nel posto giusto, al momento giusto e per una serie di situazioni che si sono concatenate, ho avuto anche la fortuna di iniziare tutto sommato velocemente, quasi subito, dopo la scuola di teatro, quasi subito ho iniziato a fare il doppiaggio, perché allora mancavano le voci giovani, non femminili, ma maschili. E quindi questo ha fatto sì che io iniziassi quasi subito a lavorare nel doppiaggio. E quali erano le società di doppiaggio principalmente attive a Milano quando lei è esordito? Chi erano le figure di punta, i direttori ai quali insomma vi rivolgevate per avere i primi turni? Allora, io diciamo che allora, le principali società di doppiaggio di allora erano quelle che bene o male ci sono ancora, altre si sono aggiunte. Allora erano Merak Film, c'era Studio PV, ancora ci sono tutte queste società, c'era Jupiter, che allora però si chiamava Sede, c'era la cooperativa DC, e diciamo che principalmente allora quelle che lavoravano di più erano Merak e Studio PV, perché loro avevano la lavorazione del cartone animato Mediaset, che allora dava molto, molto lavoro alla piazza di Milano, soprattutto appunto con i cartoni animati giapponesi. Io devo molto a una persona, grazie alla quale che ho iniziato a lavorare in questo ambiente, che è Cip Barcellini, che era il direttore e uno dei proprietari appunto della Merak Film. Io finii la scuola di teatro, mi ricordo che era luglio, feci un provino in Merak e per la storia che ho raccontato prima del fatto che mancavano voci maschili giovani in quel periodo, mi ricordo che la Merak chiuse per il periodo delle vacanze, poi a settembre mi chiamò subito per lavorare e Cip Barcellini è stata la persona che ha creduto più in me, o è stato il primo a credere in me. Poi ce ne sono stati altri grazie ai quali ho lavorato, ho iniziato a lavorare sempre di più, sempre di più, sempre di più, passando da ruoli magari più piccoli ai ruoli più grossi. In realtà quelli piccoli sono stati pochi, perché sono stato buttato subito, che non è sempre un bene, sono stato buttato subito nel doppiaggio dei personaggi che sul copione avevano un nome. E qual è stato il primo personaggio, attore, insomma, importante da doppiare che lei ha sentito, io oggi faccio una cosa importante? È stato un personaggio in un cartone animato che si chiamava... Diciamo che prima avevo già fatto altre cose, ma magari più piccole. Questa in realtà è stata la prima cosa grossa che mi aveva impegnato per 90 episodi, forse anche di più, ed era una serie, o per un numero sostanzioso insomma di episodi, ed era una serie giapponese che si chiamava Un complotto tra le onde del mare, dove doppiavo questo ragazzo che si chiamava Dri, con tutti i limiti che poteva avere un ragazzino che aveva iniziato da poco, per cui per me il sync era abbastanza impegnativo perché non ero abituato come lo erano gli altri che già facevano questo mestiere da tanti anni. E mi ricordo che c'era una persona che con me faceva i turni, che faceva questa signora anziana, doppiava questa signora anziana, che era Grazia Migneco. Io stavo a leggio con questa signora di una certa età, insomma un'attrice di un certo calibro, per me io ero emozionato ad essere a leggio con questa persona. E mi ricordo che lei mi aiutava, mi diceva
quando dovevo iniziare mi toccava, mi dava un colpetto, oppure mi diceva, ecco, guarda, adesso qua devi fare questo, qua devi fare quell'altro. La direttrice da allora mi dava una mano per altri versi, insomma, da lì ho iniziato. E tra i doppiatori della generazione precedente alla sua, c'è qualcuno che l'ha influenzata come timbro vocale, come stile di recitazione? Tu, insomma, sente di essersi ispirato, ecco, modello di riferimento? Ah, guarda... In realtà no, nel senso che io ho sempre voluto differenziarmi, ho sempre voluto dare un tocco personale alle cose che facevo, quindi non mi lascio influenzare facilmente nelle mie scelte. Indirettamente forse sì, nel senso che io comunque sono stato cresciuto a pane e cinema. Io sentivo, ero affascinato appunto dalle voci, dal suono e probabilmente in maniera, diciamo, non in maniera inconscia, insomma, sono stato influenzato sì sicuramente da un certo tipo di recitazione, da un certo, però se devo dire da un doppiatore in particolare, no, ho sempre voluto essere qualcosa di diverso. Con lei vorremmo approfondire alcuni dei suoi lavori. Lei ha doppiato moltissimi personaggi di anime famosi e non è stato semplice, diciamo, sceglierne solo alcuni. Tanti. Per quanto è uno lì, e ora ne parleremo proprio di lui per primo, è Zoro di One Piece all'Arembaggio. Come si è evoluta la caratterizzazione della voce del personaggio in tutti questi anni, quindi dai primi episodi in cui l'avete doppiato fino adesso che... Guarda, lui è, credo, il personaggio che da più anni doppio, perché adesso non ricordo esattamente in che anno abbiamo iniziato il doppiaggio di One Piece, però sono tanti anni ed è il personaggio forse che da più anni, anzi sicuramente è quello che da più anni doppio. Si è evoluto in maniera naturale e per un motivo, perché a me si è evoluta chiaramente la voce, perché quando ho iniziato c'avevo un'età, penso 20 anni fa, quindi 20 anni in meno, e adesso ce n'è un'altra sicuramente, però anche nel cartone animato è stato disegnato in maniera diversa, negli anni si è sempre evoluto e negli ultimi episodi era abbastanza corpulento, abbastanza massiccio, e quindi questo ha fatto gioco, perché la mia voce era un pochino più esile all'inizio e man mano si è irrobustita come lui, quindi è stato naturale seguirlo. E un altro personaggio, Kabuto in Naruto, vede delle similitudini vocali tra questi due duri? No, assolutamente no, perché lui è Zoro, parlo di Zoro. Zoro è, intanto non è un cattivo, Kabuto lo diventa, è infido. Lui no, lui non è cattivo, lui è solo, c'ha le palle quadrate. E lui parla tutto di nervo e c'ha una voce possente, invece l'altro è più leggero, è più inquietante, se vuoi. Hanno due caratterizzazioni completamente diverse, quindi non ci vedo analogie tra le due cose. Un altro ruolo molto amato e molto famoso è quello del cyborg C-17 in Dragon Ball Z, una serie famosissima, storica. Storica, certo. Quali indicazioni le diede Paolo Torrisi per il doppiaggio? Le chiediamo anche un ricordo diffuso di questo importante direttore del doppiaggio milanese. Lui, allora, onestamente non ricordo se mi avesse dato indicazioni particolari per la caratterizzazione di quel personaggio. Ricordo però sicuramente che mi avesse dato poche indicazioni chiare, perché lui era una persona abbastanza, si capiva quello che voleva con facilità, nel senso che a lui bastavano 3 parole e a me quelle 3 parole erano sufficienti per capire quello che voleva dire. Ci sono direttori che a volte fanno dei giri di parole che mettono, ti spiegano partendo dai Lumière per arrivare al tuo personaggio. Lui no, lui quello voleva e quello doveva ottenere. E tu dovevi darglielo, magari con la tua di interpretazione. Quindi sinceramente non ricordo se mi avesse detto qualcosa in particolare riguardo quel personaggio. Ricordo il suo modo di lavorare, che lavorare con lui era piacevole. Per quanto riguarda un ricordo di lui, mi viene in mente una parola ed è sorridente. Era una persona solare, era una persona che molto educata
Era una persona che anche con chi era giovane, perché io ero giovane quando ho iniziato quella cosa lì, lui aveva sempre, era sempre cordiale, sorrideva, salutava sorridendo, e per me il fatto che una persona sorrida è una cosa bella, e ho un bel ricordo di lui. Ricordo questo, ricordo la sua gentilezza e il suo modo di sorridere. Però è divertente anche perché mi ricordo che raccontava aneddoti, raccontava delle cose buffe e a me faceva ridere, faceva tanto ridere. E probabilmente il primissimo, anzi no, sicuramente il primissimo turno di doppiaggio che feci, lo feci con lui. E me lo ricordo perché ho a casa ancora incorniciato il contrattino che lui mi fece, ed è il primo contrattino è firmato da lui, ed erano 23 righe di un cartone animato, la cui prima battuta me la ricordo, di questo personaggio, che forse erano più personaggi, non aveva un nome, credo non avesse un nome, però era questo cacciatore, era un cacciatore, aveva a che fare con la caccia, che prima di andare a catturare questo coniglio, dice una battuta che era o la va o la spacca. La prima battuta della mia carriera è o la va o la spacca, che preso dall'ansia, dall'agitazione e tutto quanto, uscì o la spa o la vacca. È capitato. La serie Dragon Ball è ricominciata, una nuova serie si chiama Dragon Ball Super e ci sarà anche il personaggio di C17, abbiamo insomma già visto qualche puntata in originale. Tornerà a doppiarlo, ci può anticipare qualche cosa? Ah, io tornerei volentieri, nel senso che ancora non ho ricevuto chiamate dalla società che si occupa dell'edizione italiana. Può essere che mi chiami, può essere che no, io la farei volentieri. Bisogna vedere se la mia voce ancora ci sta su quel personaggio, perché gli anni sono passati. Io sono qua. Tra i suoi personaggi più amati, oltre a questi che abbiamo citato, ce ne sono tanti, Keroro, Superman in Justice League, Geronimo Stilton e Max Steel, ad esempio. Quale si è divertito a doppiare di più? Allora, se per divertito si intende il fatto che mi abbiano fatto ridere durante la lavorazione, allora due dobbiamo escluderli perché non sono personaggi comici, che sono appunto Superman e Max Steel, mentre invece gli altri due mi hanno fatto tanto ridere. Uno in particolare che è Keroro, perché per Keroro abbiamo trovato delle soluzioni. Secondo me divertenti, il fatto, ma perché ce lo permetteva il personaggio, insomma, ci permetteva, lui era uno che amava travestirsi, spesso si vestiva da donne, da donna faceva citazioni di personaggi famosi di cartoni animati storici, giapponesi, e abbiamo trovato sempre delle, come dire, delle cose, delle maniere, una maniera, come dire, diversa. Per ogni personaggio, mi ha fatto molto ridere, insomma, è stato un lavoro che ho amato particolarmente. Impegnativo perché dovevo fare una voce particolare, quella appunto di Keroro, alle 9 del mattino, che alle 9 del mattino è abbastanza impegnativo fare certe cose. Però era talmente divertente che è stato fatto. Geronimo Stilton è un altro personaggio che mi ha divertito tanto, in maniera diversa, perché Geronimo Stilton aveva anche una comicità diversa rispetto a Keroro. Keroro era proprio buffo. Fino a qualche anno fa esisteva quasi una linea di confine tra il doppiaggio di Milano e quello di Roma. Lei è stato uno dei primi a lavorare su entrambe le piazze. Come è avvenuto? È avvenuto in questa maniera. Allora, a me ha fatto sempre un po' specie il termine doppiatore di Milano, doppiatore di Roma. No, io ero doppiatore, sono doppiatore. E non sono né di Milano né di Roma. Sono doppiatore, attore, doppiatore. Allora, io e un carissimo amico e carissimo collega che è Simone D'Andrea, abbiamo iniziato bene o male tutte e due insieme il doppiaggio. Abbiamo lavorato tanto con i cartoni animati in quel periodo. È arrivato un momento della nostra carriera, che ormai era iniziata, insomma, già da qualche anno, che volevamo tentare qualcosa di diverso. Ci eravamo un po' stufati di fare solo cartoni animati, benché, insomma, era lavoro e noi amavamo e amiamo il nostro lavoro, però volevamo fare anche qualcosa di diverso. Milano non ce lo permetteva allora. Adesso invece, insomma, qualcosina di diverso rispetto al televisivo a Milano c'è.
Allora no. E quindi l'alternativa era quella di andare a provare giù a Roma, cosa che abbiamo fatto. Partivamo, mi ricordo, Simone guidava, quindi si partiva, andavamo a Roma, seguivamo i turni di doppiaggio, ci facevamo conoscere. E abbiamo lavorato, poi insomma chi più che meno, Simo lavora tantissimo, ormai principalmente a Roma. E così abbiamo dato il là, perché adesso ci sono tante, adesso poi è anche più semplice perché le distanze con i mezzi che ci sono adesso, tipo treni veloci, cose del genere, si sono ridotte, quindi è anche possibile a volte fare il primo turno a Milano, il terzo a Roma o viceversa. Lei è anche adattatore e direttore del doppiaggio. Di quale lavoro si sente più soddisfatto in quest'altra veste? Impegnativa sta domanda, ma semplicemente perché si dice, no, ogni scarafone è bello mamma sua. Io sono affezionato a tutte le cose che ho fatto, nel senso che ci metto la stessa passione in qualsiasi cosa, anche nella lavorazione che magari è meno, come dire, meno soddisfacente da un punto di vista professionale, insomma lavorativo. Comunque ci metto la stessa passione, quindi non ho un lavoro in particolare che non abbia, perché tutti in una maniera diversa, ognuno di loro mi ha stimolato, mi ha dato qualcosa. Non c'è, sinceramente non c'è. Può anticiparci qualche progetto futuro tra voce, adattamento, direzione? Guarda, futuro prossimo, futuro prossimo mi vedrà alla direzione di una serie che penso il doppiaggio partirà tra una settimana, poco più insomma, di una serie d'animazione giapponese per un canale streaming, se vogliamo dire qual è, vabbè, l'avete capito, insomma, il più grosso che c'è in Italia neanche nel resto del mondo. E lì mi vedrà non dialoghista, ma solo direttore del doppiaggio. Oggi abbiamo terminato gli ultimi provini per i protagonisti della serie, attendiamo l'esito dal cliente e poi si parte. Ascolteremo. Patrizio, noi la ringraziamo per la sua disponibilità anche, diciamo, a Grazie a inaugurare questo voi. ciclo con Milanese, E insomma, sono di orgoglioso di questo. interviste. Infatti sono molto contento che mi abbiate chiamato e sono contento di essere venuto. E come ultima cosa le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori, tutti gli utenti del nostro sito, l'Enciclopedia del Doppiaggio. Un carissimo saluto a tutti voi ragazzi, a tutti voi utenti, a tutti voi che lavorate a questo canale. Vi auguro buona vita e buone cose a tutti. Un abbraccio.